Ne parliamo con il presidente di Confcommercio, Giuseppe Roscioli. Buongiorno, presidente. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno a lei e benvenuto qui su Radio Yes. Grazie. Il giro d'affari delle macellerie soltanto nella città di Roma è diminuito del 25%. Sì. Per quanto riguarda invece gli esercizi commerciali, magari di abbigliamento, sembra invece che molti già stiano ricorrendo a delle offerte, magari nei confronti, ecco, dei clienti migliori o dei clienti affezionati, ecco. Ma è una cosa che succede spesso, ormai sono diversi anni che c'è questa prassi nel quale prima dei saldi alcuni negozi magari più prestigiosi che hanno una clientela molto particolare li invitano a prendere il proprio negozio prima dei saldi per evitare magari file o cose di questo genere. Purtroppo la situazione è quella che è, sta sotto gli occhi di tutti, non c'è assolutamente vendita di nessun prodotto. Un po' a macchia di leopardo, va da un meno 10 dell'alimentare, meno 5 dell'alimentare per arrivare a un meno 35% di abbigliamento o altri settori. Quindi la crisi si sta facendo sentire e quindi tutti cercano con i mezzi che hanno a disposizione di poter vendere qualche cosa in più rispetto a quello che era la previsione. Entro i 30 giorni prima dei saldi, c'è la possibilità di poter effettuare dei saldi anticipati? No, il saldo comincia il 7 di aprile, il Ecco. 7 di luglio, quindi non, in teoria i saldi non si possono fare. Però possono essere fatte delle richieste ai municipi o sbaglio? No, la data del saldo è una data regionale, c'è cioè una Quindi non si. delibera Ecco. regionale, Non si può fare. no, Invece, non si può fare. ecco, però insomma ci sono dei vari escamotage ai Escamotage. quali poi ricorrono insomma i vari negozi per cercare di incrementare le vendite, anche perché i dati parlano chiaro, gli esercizi chiusi lo scorso anno sono stati 6.000 all'interno della nostra città. Certo. Ecco. E anche quest'anno più o meno ci attestiamo sulla stessa cifra. Credo che il prossimo anno anche si andrà in quella direzione, quindi la situazione è abbastanza grave. E questo tra l'altro va anche a cambiare un po' il volto, no, delle nostre città, insomma non chiudono soltanto i grossi negozi o le catene, i marchi internazionali, ma soprattutto sono le piccole botteghe quelle a soffrire di più. Guardi, è indifferenziato, nel senso che chiudono tutti coloro che hanno raggiunto i fatturati così bassi da non poter tenere in piedi l'attività, quindi dipende un momentino, piccole imprese, grandi, artigiani, media distribuzione, insomma, purtroppo grandi firme, e questo purtroppo manda il mondo proprio dell'economia nazionale, sta andando in questa direzione, chi può delocalizzare delocalizza, chi non può delocalizzare chiude. Quindi la situazione è questa, fino a che non si ridarà fiato alla spesa delle famiglie, dei cittadini, eccetera, la situazione perdurerà e credo che almeno dalle mostre del governo sul decreto sviluppo che è stato annunciato sul giornale di ieri, non vedo assolutamente delle note positive per quanto riguarda le aziende, quindi Quindi lei non ha rimango. molta fiducia, insomma, che la situazione possa migliorare nei prossimi mesi? Qui non si tratta di avere fiducia, qui stiamo parlando di fatti, non si parla di credito alle imprese, non si parla di diminuzione del peso fiscale, non si parla di un alleggerimento della burocrazia, perché quando si parla di alleggerimento poi andiamo a vedere l'IMU che è una tassa messa adesso, quindi in teoria con l'ottica di essere semplice, nella realtà stanno diventando tutti matti. Quindi sono tutte cose annunciate, non realizzate o quando vengono realizzate addirittura negative rispetto a come era prima. Quindi la situazione purtroppo è quella che è. Ecco, quindi insomma speriamo che qualcosa venga fatto, anche perché è in discussione il testo sullo sviluppo proprio a giorni, almeno nelle due camere, quindi speriamo che magari con qualche emendamento si possa cercare di Noi ci aiutare stiamo anche. provando, solo che il governo da questo punto di vista è cieco, anzi neanche questo viene messo in ordine perché c'è una preoccupazione che non sia coperto. Però nonostante questo non contiene norme che possono dare fiato alle aziende o comunque qui uno dei problemi principali è l'occupazione. Sì, è evidente. L'occupazione quando si parla il lavoro, ma chi lo dà il lavoro? Sono le aziende che danno il Soprattutto le lavoro. piccole e medie imprese in Italia. Certo, e sono quelle, sono il 95%, però se poi andiamo a leggere il testo del decreto sviluppo non va nella direzione delle piccole aziende e quindi non capisco come si possa dire di ottenere un risultato non perseguendo quell'obiettivo.
È stato molto chiaro, Presidente. Insomma, seguiremo nei prossimi giorni quello che succederà. Intanto noi siamo a ringraziarla della partecipazione e ad augurarle un buon lavoro. Grazie anche a voi. Buona giornata. Grazie. Grazie a Giuseppe Roscioli, presidente di Confcommercio. Noi intanto siamo a fermarci qualche istante per una breve pausa.